Nanni e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi vi voglio parlare di quattro libri brevi che sono tutti sotto le 200 pagine che si possono tranquillamente leggere quando magari non si ha voglia di leggere un libro grosso come una casa o magari quando non si ha tempo di leggere. Allora, farò diciamo un breve riassunto della trama, dirò più o meno cosa penso, ma non voglio divulgarmi troppo, ecco, anche perché ho poco tempo, quindi... Cominciamo subito con Era te che cercavo, di questo autore che non so pronunciare, che sto ancora leggendo in realtà. Mi sono prefissata di leggerlo entro aprile, ma non ancora l'ho fatto, diciamo, vado molto a rilento, comunque penso di farcela entro la fine di aprile. Questo libro racconta di un uomo che cerca disperatamente la donna che ama, da amare in realtà, ma non la trova da nessuna parte, non la trova ed è disperato. Io l'ho trovato molto molto più pesante di quanto mi aspettassi, perché pensavo fosse più leggero, insomma, però in realtà faccio un po' fatica in realtà a leggere, ma forse è una cosa mia personale, che non apprezzo molto questa tipologia di libri, però diciamo che la consiglio lo stesso, perché magari per chi... piace questo genere di libri può tranquillamente leggerlo. Ecco, infatti io ho fatto queste bellissime segna pagine perché comunque ci sono tantissime citazioni molto belle che mi rispecchiano, quindi vedremo. Per adesso sono 3 stelle su 5 proprio per le citazioni, ma poi vedremo come si evolverà la storia e vedremo poi il giudizio finale. Il secondo libro è La donna dei fiori di carta di Donato Carrisi. Questo l'ho letto in un pomeriggio e l'ho amato dall'inizio alla fine. Racconta di un prigioniero italiano durante la guerra che si mette a raccontare la storia di sua in realtà, ma questo si scopre alla fine, vabbè, piccolo spoiler. E di una donna da lui amata, tutta la storia di questa donna. E alla fine diciamo che decide di morire perché era il suo intento iniziale, e racconta questa storia a un altro soldato, un soldato che lo tiene prigioniero, e questo altro soldato cerca di dissuaderlo, cerca di non farlo morire, ma lui insiste, ecco, a voler morire per la sua donna, insomma, così là. Però insomma c'è alla fine un motivo per cui lui si vuole suicidare, e perché il racconta tutta la storia di questa donna, e sarà voi scoprirlo leggendo questo libro, perché è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Non potevo non scoprire Carrisi in questo modo. Ovviamente io ho intenzione di continuare a leggere tutti gli altri suoi libri, ma comunque non vi preoccupate che La donna dei fiori di carta c'entra tantissimo con questo romanzo. C'entra tantissimo, scoprirà un po' alla fine, però già ho fatto una spoiler, quindi non ve lo dico chi è e neanche che cosa le è successo, poverina. E niente, io ve lo consiglio tantissimo, soprattutto se avete letto altro di Carrisi, e questo no, io ve lo consiglio, cioè dovete leggere per forza. Terzo libro, La solitudine di Moore, che aveva due mogli, di Aminato Sofal. Allora, io spero di aver pronunciato sia il nome di Moore che dell'autrice in modo corretto. Non lo so in realtà come si pronunci. Comunque, questo libro è molto molto profondo, con significati molto validi in realtà, perché grazie all'autrice faremo un viaggio in Africa, conosceremo gli abitanti africani, ma soprattutto i mendicanti. Noi vedremo infatti sia la versione dei mendicanti che non si sentono più al loro posto, sono disprezzati e non sanno perché sono così disprezzati, comunque quella è la loro città, loro vogliono vivere così, però alla fine in realtà si scopriranno cose sul loro comportamento che in realtà non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo perché comunque sono delle persone povere, persone che non hanno una casa e cercano soldi dagli altri, diciamo vagabondano per la città,
E dall'altra parte abbiamo invece i ministri di alto livello che vogliono cacciarli di casa. Questo Mour poi alla fine si troverà a dover decidere tra due cose: li deve cacciare dalla città e poi diventare vicepresidente, non so, vice qualcosa, comunque, vabbè. Oppure dovrà comunque aiutarli, ecco, questo è il suo grande dilemma. Poi non ho capito in realtà il fatto delle due mogli, in realtà, cioè non ho capito cosa c'entri che lui abbia due mogli, non ho capito. Comunque penso dal titolo e poi anche leggendo che poi alla fine avendo due mogli si troverà solo a decidere tra cacciare dalla città questi mendicanti oppure salvarli. È un libro, penso, con un significato molto molto profondo che ci apre gli occhi su questo tema e quindi va letto assolutamente, consigliatissimo. Io l'ho comprato da un ragazzo di colore sulla spiaggia, perché sapete che molti ragazzi vanno vendendo queste cose per la spiaggia, quindi non so in realtà dove possiate trovarlo. Se lo ordinate in libreria forse vi può arrivare. L'edizione Giovani Africa edizione, quindi magari se anche cercate su Amazon potete tranquillamente trovarlo. Quarto e ultimo libro, Cucina cattiva e senso catastrofico, di questa autrice che io ho avuto la fortuna di incontrare, ho anche il suo autografo. Questo libro in realtà l'ho letto forse un paio di anni fa, è stato il primo libro breve che ho letto in tutta la mia vita. E ci ho messo veramente una mattinata a leggerlo, è cortissimo, forse non sono neanche 100 pagine, non mi ricordo, forse un'ottantina di pagine, e 84. E racconta di questi due ragazzi che vivono lontano, diciamo, una da una parte dell'Italia e uno dall'altra, adesso non ricordo bene dove, e si incontrano in una città, diciamo, a metà viaggio tra le due città, ognuno fa metà viaggio, e si incontrano in questa città dove hanno una casa. Chi arriva prima cucina e chi arriva dopo deve fare tipo una punizione, ecco. Diciamo che sono un po' avanti, ecco, una relazione un po' così. Ma in realtà non mi ricordo bene perché fanno questo, come si sono conosciuti. Dovrei rileggerlo questo libro. Però mi ricordo che era stato molto molto simpatico leggerlo, era davvero carinissimo. Anche se in realtà ricordo che ci sono delle scene molto spinte, molto hot, da come dice anche il titolo. Però poi mi sa che finisce pure male, ecco. Però sì, ecco, lo devo rileggere perché ricordo che comunque mi ha dato una buona impressione, mi era piaciuto tantissimo, quindi anche l'autrice, quando diciamo, l'ho incontrata, mi era sembrata molto carina, diciamo, non carina fisicamente perché comunque c'era tipo 60 anni. E comunque, ecco, sì. Ve lo consiglio, magari vi leggete la trama su internet, non so, su Amazon o qualsiasi altro sito. E vabbè, niente, consigliato anche questo perché appunto ho dei bei ricordi su questo libro, anche se non ricordo molto bene tutto. Bene, questo video finisce qui. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi libri, se li avete letti o se avete altri libri brevi da consigliarmi, perché ho letto solo questi. Quindi se ci sono dei libri validi che mi volete far leggere, che mi volete consigliare, insomma, e io sono qui per accettare tutti i vostri consigli. E niente, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video, attivate la campanellina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Oh,